Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Però parla Francesco. Salve a tutti, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Perfetto, ci siamo, esatto. Allora vi ricordo, riprendiamo le trasmissioni in linea diretta di Radio Gamma. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, oggi riprendiamo un attimino a parlare della teogonia di Esiodo. Prima però lascio qualche minuto a Francesco in modo che illustrerà un po' le conferenze e varie iniziative, ricordandovi sempre il modello 740, firmate per lo Stato, non firmate per le Chiese. Allora io adesso lascio qualche minuto la parola a Francesco e intanto preparo i materiali per la teogonia. Sì, ecco, una cosa che voglio ricordare, appunto quel discorso dell'8 per 1000, siccome le presentazioni delle dichiarazioni fiscali sono telematiche, avete tempo abbastanza a lungo per firmare per lo Stato, per non dare neanche una lira, neanche un centesimo alla Chiesa Cattolica. Di conseguenza non pensate che, avendo versato il saldo dell'IRPEF al 20 di giugno, sia tutto finito. Avete tutto il tempo che vi serve per decidere di non dare neanche una lira sia alla Chiesa Cattolica sia a tutte quante le religioni, le varie chiese che ci sono, al di là della loro professione religiosa, che siano protestanti, che siano cristiani, che siano quello che si vuole. L'importante è che l'8 per 1000 venga dato allo Stato, perciò noi lo ricorderemo finché non scadrà il termine ultimo della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi. L'8 per 1000 datelo allo Stato, almeno servirà qualcosa di utile e non farà danni, tutti i danni che possono fare le religioni tipo cattolico e cristiano. E allora voglio ricordare un'iniziativa. Nelle settimane scorse qualche volta appunto avete sentito che sono stati degli amici che sono venuti a trovarci, a visitarci, a un certo punto un po' di movimento, perché c'era appunto in programma un'iniziativa. Alcuni amici del gruppo Sacre Radici stanno cercando di organizzare assieme anche ad altre persone la realizzazione di un lungometraggio, di un film di ispirazione pagana. Il titolo momentaneo di questo lungometraggio è Tre Vendette. E per dare un attimino di risalto e fare anche accompagnare un attimino la tematica, è stato anche attivato un sito internet su cui trovate un indirizzo postale a cui scrivere per quanto riguarda il coordinatore del film. Io, ecco, do l'indirizzo del sito, che si chiama http://utenti.tripod.it/arprogvideo. E lì trovate anche, c'è anche una versione in inglese del testo, c'è una proposta, e man mano che i realizzatori del film andranno avanti col progetto, che faranno le loro iniziative, che andranno a stendere una prima sceneggiatura, delle prime ipotesi, il sito verrà aggiornato. Chi logicamente è interessato può farsi vivo. Voglio ricordare che uno dei curatori del film, che è un amico di Sacre Radici, che è Alberto Rizzi, mi sembra che martedì sera sarà intervistato in una trasmissione qui a Radio Gamma 5, adesso non so, la trasmissione mi sembra della Sandra, perciò chi volesse anche un attimino fare delle domande a questo amico sulla finalità del film, sui progetti, sulle tematiche, io purtroppo non so l'orario in cui trasmette la Sandra il martedì, potete comunque chiamare, sarà una sua intervista. Bene, allora, fatto questo passiamo a un'altra cosa. Passiamo alle iniziative. Allora, abbiamo ricordato come venerdì 16 giugno è stata una conferenza nella sede Radio Gamma 5 di Marostica, in via Montello 66, di una proiezione di diapositive sulla Guyana e sul Venezuela, fatta dal professor Silvano Lorenzoni. L'iniziativa è riuscita, è molto stata interessante, e le tematiche anche affrontate, cioè non è stata solo una proiezione stupida, piatta, in cui si vedevano le immagini, ma dopo si è commentato sia le immagini sia gli andamenti di quel paese. E c'è una pausa di, diciamo, delle iniziative di Radio Gamma 5 Marostica, c'è una piccola sospensione fino al 7 luglio, perché? Perché domani alcuni soci dell'istituto sono impegnati in una cena con alcuni amici per quanto riguarda l'attività, perciò non essendo disponibili non facciamo conferenze. Il 30 giugno, sempre venerdì, a Sandrigo, nella biblioteca comunale, alle ore 20:30, alcuni amici hanno organizzato un incontro con un autore, con Roberto Guerra, che è autore di un libro che si chiama I Veneti prima dei Romani. Io questo libro sinceramente non l'ho letto, non conosco di persona l'autore, non conosco le sue tematiche. Da quello che mi hanno riferito anche alcuni collaboratori dell'istituto e alcuni soci che hanno letto il libro, ho detto che il libro è abbastanza interessante. Di conseguenza
E noi andremo giù ad assistere alla conferenza appunto per capire un attimino di cosa tratta il libro, però insomma i presupposti, le informazioni che abbiamo sono buone, perciò chi vuole, chi può essere interessato alla tematica, chi vuole curiosare, chi vuole sentire, ricordo appunto venerdì 30 giugno a San Derigo per la Biblioteca Comunale alle ore 20:30 la presentazione del libro di Roberto Guerra, I Veneti prima dei Romani. Ricordo appunto, tornando a Marostica, la sede di Radio Gamma 5 di Marostica, venerdì 7 luglio c'è una conferenza organizzata appunto anche da un amico di questa radio che non ha nulla a che fare con questa trasmissione, che è giusto precisare appunto i limiti, i confini, i paletti, il limes, diciamo un termine più pagano, il limes delle cose. Voglio ricordare appunto come Studi Veneti organizza sempre nella sede di Marostica di Radio Gamma 5 per il 14 luglio la conferenza Ricordiamo i nostri padri pagani, è una conferenza sui megaliti fatta dal professor Silvano Lorenzoni. Questo testo è stato anche presentato in questa trasmissione una sera con esatto, Silvano, sì. Perciò verrà rifatta la conferenza. Il professor Silvano Lorenzoni sta già ampliando le tematiche, sta approfondendo alcune cose, perciò ci sono delle aggiunte, ci sono delle modifiche, si andrà a integrare un po' la cosa. Vedremo se ci sarà il tempo, la voglia, la possibilità, lo spazio, i mezzi, di al limite di portare anche una documentazione fotografica che è nell'archivio dell'istituto, se ci sarà tempo di fare questo. Poi passiamo al vivo. Sì, beh, visto che ha a che fare con Claudio anche, allora venerdì 21 luglio alle ore 20:30, paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Esposizione dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria, relatore Claudio Simeoni. Venerdì 28 luglio alle 20:30, stregoneria oggi, essere stregoni sul dominio cristiano. L'originale conferenza è stata inserita nel ciclo della sempre paura. Diventare stregoni, abbiamo ormai quella stampa che ogni tanto salta fuori, iniziale, no? Cioè no. Non si estra, si diventa stregoni, lo so. Inizialmente quando l'abbiamo buttato giù la prima volta era essere stregoni, no? In realtà no, nessuno è, sì. Ognuno ci diventa, per cui questa stampa, questa dicitura è rimasta. No, ma vedi, questo è anche bello, perché essendo l'attività dell'istituto policentrica, cioè nel senso che sono più persone che portano avanti l'attività, ognuno che quando fa le attività, fa le email, i volantini, i manifesti, mette del suo, cioè nel senso suo, certo. Che anche questo, cioè nel senso che non è una cosa statica che viene ripetuta, sì, cioè sì, tu dici un titolo in una conferenza, uno lo percepisce come divenire, uno certo. Lo percepisce come essere o fare, di conseguenza. Infatti è successo anche appunto venerdì sera con la conferenza di Silvano, che è venuto uno a sentire la conferenza, ma diceva, ma io ho visto due volantini diversi della stessa iniziativa. Ho detto sì, perché logicamente noi non siamo una organizzazione monolitica, ognuno che è intenzionato a fare fa, e nessuno critica perché uno fa, cioè, anzi se poi uno deve criticare critica perché uno fa poco, capito? Ma erano diversi, ma perché questo? Ma perché mi sembra giusto? Perché noi contiamo sempre sulle persone e non sulle organizzazioni. E sulle loro iniziative, sì. Sì, di conseguenza è bello anche vedere ad esempio di queste iniziative che esistono due o tre volantini diversi della stessa iniziativa, cioè e di conseguenza ognuno dà il suo contributo e crea una variante a questa iniziativa. Certo. Sì, sì. Perciò tieni conto che ad esempio la tua conferenza è quella appunto su stregoneria oggi, come minimo di 3-4 persone che hanno fatto volantini diversi sulla stessa cosa, per insomma. Cui figuriamo. Cosa può essere venuto fuori? No, d'altronde riuscire a raggiungere tutte le persone, la loro sensibilità, nel loro colpo d'occhio, bisogna fare tanti. Certo. Sì, no, anche perché appunto c'è il discorso che, come noi diciamo sempre, le cose non sono mai monolitiche, non hanno mai un unico senso, un'unica direzione, un unico fine, un unico scopo, un'unica realtà. E questa è la dimostrazione pratica che sulla stessa cosa si riesce a costruire e a fare ed agire in maniera diversa, insomma. Allora, in America, a proposito, scusa, è finito? Sì, bene. Allora, dall'America ho mandato via un pezzo in inglese, tratto dalle strategie della stregoneria che ve lo presenterò qui in radio, un piccolo scritto, insomma, sai, quando faccio quei brevi sì. Monotematiche. In particolare trattava sulle donne, no? Cioè sulle donne streghe e la loro collocazione all'interno delle strategie della stregoneria. Gli stregoni sono anche dei grandissimi figli di buona donna, perché? Perché a loro gli interessa costruire il futuro. Sì. Quando costruisci il futuro devi ignorare molte tensioni che esistono nel presente, cioè bisogni delle persone, le loro necessità, tantissime altre cose. Però quelle necessità non si annullano, no? Cioè ci sono, e ci sono delle streghe, degli stregoni che sono fatti carico di quelle necessità.
ed erano le donne, tutto sommato, erano le donne che si facevano streghe, erano le donne che curavano i figli, erano le donne che aiutavano le altre a partorire, erano le donne che curavano le piccole malattie, erano le donne che si caricavano legna sulle spalle, chiaramente, no? Allora, all'interno di questa strategia della stregoneria c'era questo pezzo che mi sembrava ottimale per il discorso della vecchia religione che gli americani ce l'hanno in testa. Cioè, negli Stati Uniti, non so come sia venuto il meccanismo, la stregoneria la chiamano la vecchia religione. Sì. Oppure stregheria, non stregoneria, usano il termine stregheria, no? Sì. E hanno il mito della dea come dea femminile che attraversa tutto il femminile e attraverso questo attraversare il femminile costruisce praticamente il corpo luminoso alla fine delle persone e queste diventano streghe. Allora mi sembrava abbastanza buono. Beh, ti dirò, tradotto, mandato, il 50% ha risposto in giornata, è apprezzato in giornata. Altre 30% ha risposto entro due giorni e le altre che non hanno risposto sono autorizzate a non rispondere, cioè nel senso che io li ho messi come indirizzi, però ero gente che magari mi chiedeva cose strane, cose che non potevo dare, chiaramente ho negato questo, per cui non è che con queste ci possa essere stato un legame, diciamo, no? Però tutte quelle che tutte donne, solo le donne fanno le streghe negli Stati Uniti, tutte quelle che è stato mandato hanno risposto nel giro di due giorni, hanno risposto tutte quante, per cui credo sia già eccezionale, insomma, e positivamente, cioè dicendo mandami dell'altra roba, cioè in questo senso penso che la curiosità stia arrivando abbastanza alto, insomma. Sì, ma difatti giustamente internet permette soprattutto l'entrare in contatto delle persone, cioè nel senso che noi vediamo sempre più cristiani che hanno un concetto verso le tecnologie, verso i comportamenti come pericolosi, ma noi diciamo che in se stessa nessuna tecnologia è pericolosa. Il pericoloso è la persona che utilizza la tecnologia, certo, utilizza il mezzo. Di conseguenza, internet è uno strumento fondamentale proprio per entrare in contatto, cioè nel senso, e permette anche lo scambio, perché tieni conto che il monoteismo ha completamente debellato pubblicamente ogni forma di culto religioso, perciò uno che vuole liberarsi e costruirsi se stesso senza al di là dei condizionamenti del monoteismo ha una bella fatica andarsi a ricercare le origini, i riferimenti, i collegamenti, i valori, certo, qualsiasi altra cosa. Perciò nel momento in cui c'è uno strumento che questo permette di entrare in contatto, questa è una cosa fondamentale. Poi sai, il discorso anche che esista una caratteristica soprattutto femminile negli Stati Uniti, questo è vero, cioè nel senso che è una realtà abbastanza particolare, ma esiste anche in Germania in cui la prevalenza, ad esempio, delle iniziative femminili sono, ad esempio, cioè delle iniziative pagane sono a livello soprattutto femminili. E questo qui probabilmente c'è un motivo culturale, c'è un motivo sociale, storico, culturale che incide. Infatti mi ricordo sempre una strega italiana che aveva partecipato a un convegno, a un corso fatto da Starak, che è un'autrice americana tradotta anche in italiano da qualche casa editrice ogni tanto, sulla Vicca, diceva che notava una percezione e una presenza femminile altissima. Lei che diceva, ma come non ci sono gli uomini? Fa, no, perché i nostri uomini non hanno questa sensibilità. Probabilmente, sai, ci sono delle condizioni, probabilmente, a mio avviso, ha inciso anche la presenza di un cristianesimo fortemente radicato, cioè nel senso che la riforma protestante ha notevolmente diversificato il ruolo tra l'uomo e la donna. Nel cattolicesimo i cattolici hanno cercato sempre il dominio sia sull'uomo sia sulla donna, di conseguenza la ribellione in Italia è sempre stata abbastanza ampia, cioè nel senso che sia gli uomini sia le donne si ribellavano verso la sopravvazione criminale del cristianesimo. Cioè c'è una gerarchia più fissa. Invece per quanto riguarda invece il discorso dei paesi protestanti, già quelle riforme protestanti, calviniste, luterane, puritane, c'è sempre stato qualcosa di peggiore, e questo probabilmente ha anche modificato il sistema di comportamento culturale delle persone. Certo. Poi basta pensare con una cosa, che ad esempio una cosa che ha avuto molto successo, che abbiamo detto anche sull'altra trasmissione, sono state alcune autrici di ispirazione femminista che hanno molto puntato, come la Maria Jean Butas, sul discorso, sai, della grande dea. Esatto. Che poi il discorso della grande dea storicamente non è neanche documentabile, perché siamo noi che ricostruiamo un passato in base a quello che ci perviene. Basterebbe che venisse fuori qualcosa di diverso e la nostra ricostruzione del passato sarebbe totalmente diversa, cioè nel senso che non dobbiamo pensare alla storia come un fatto ormai acquisito, consolidato, cioè la storia
e vediamo da quello che ci è rimasto, e siamo noi con la nostra esperienza che ricostruiamo il passato. La stessa percezione degli dèi può essere maschile o femminile a seconda del soggetto che lo percepisce e di cosa il soggetto vi mette dentro. Dire che il cielo è maschile lo dico io perché sono un uomo, però il cielo potrebbe essere la dea, cioè potrebbe essere femminile, cioè non esiste un sesso nel cielo. Esiste una percezione soggettiva che me lo fa trasportare nella ragione come maschio o come femmina, però dire che il cielo o la terra abbiano un sesso dire una grandissima cazzata, cioè sono io che lo interpreto in quel modo perché io lo interpreto da questo punto di vista. Infatti, per esempio, la terra, io difficilmente riesco a percepire la terra come madre, cioè, nonostante generi tutti gli esseri della natura, io la terra percepisco come mutamento, come tellus, come coscienza in trasformazione, per cui chiaramente è mia la percezione, questo non toglie che la terra possa essere tranquillamente percepita come madre, perché la funzione diventa centrale in chi guarda, cioè chi guarda coglie quell'aspetto e quell'aspetto è la sua rappresentazione divina rispetto a se stesso, per cui può essere maschile o femminile a seconda degli occhi di chi guarda. Chiaramente dire a una stella tu sei maschio o femmina, beh, mi sembra idiota, insomma, capite? O anche a una linea di tensione, un corpo di energia, dire che è maschio o femmina è un'idiozia, però noi proiettiamo noi stessi nel mondo, cioè noi interpretiamo il mondo, lo descriviamo, per cui chiaramente possiamo vedere gli dèi se maschile o femminile a seconda di ciò che noi proiettiamo. Per cui quando parliamo di maschile e femminile, adesso quando leggerò vedremo, è sempre molto soggettivo, è sempre molto 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 soggettivo. No, ma difatti una cosa che io vorrei aggiungere, ad esempio, anche noi abbiamo la concezione, inventiamo sempre che diciamo solo che il sole è maschile e la luna è femminile, ma se noi andiamo ad esempio in una religione che ha una valenza politeista come lo shintoismo giapponese, che teniamo conto che lo shintoismo giapponese ha una continuità religiosa di alcuni decine di secoli, perché mi sembra che risalga al 400 dopo Cristo la prima formulazione storica dello shintoismo. Abbiamo la dea principale che Amaterasu, mi sembra che si chiami così, che è una divinità femminile ma è una divinità solare. Di conseguenza per i giapponesi è normale assegnare al sole una valenza di una divinità femminile. Per la nostra cultura è ben diversa, cioè di conseguenza è sempre legato alla nostra dimensione, cioè non è una cosa diciamo, universale o cattolica o determinata. Sul discorso, ad esempio, anche sai che c'è la concezione, appunto, che diciamo prima, di questi pagani americani della stregheria, del vario, della vicca, di considerare la terra come madre. Beh, noi abbiamo un esempio scientifico che è la teoria di Lovelock su Gaia, che dice che Gaia è un organismo nato per la vita e che agisce e si modifica per mantenere la vita, di conseguenza non ha una funzione di generare vita, ma ha una funzione di adeguarsi alle necessità della vita per mantenere la vita. Beh, ma questo concetto che non è il generale, ma è costruire le condizioni affinché l'oggetto si generi. E mantenere le condizioni, esatto. Perché ci possono essere nuovi oggetti che si manifestano. Questo sono andato avanti nella trasmissione a spiegare il concetto di Gaia, cioè il concetto di generare, che nel paganesimo noi non abbiamo. Anche se tutto il paesimo antico è stato figlio di, in realtà non è figlio di, anch'io sono figlio della terra, ma non è che la terra mi ha tenuto nel suo utero e mi ha buttato fuori, semplicemente la terra ha costruito le condizioni per le quali io potevo costruire la mia coscienza, e questo è il generale, cioè il generale nel paganesimo. Infatti l'attività degli stregoni, per esempio, non è quella di costruire delle cose, ma è quella di costruire delle situazioni affinché quelle cose nascano. Cioè voi non troverete mai uno stregone che divide le acque, però uno stregone riesce ad essere sul posto quando le acque si divideranno. Cioè questo è un concetto assolutamente diverso dal monoteismo. Sì, rientra nella capacità di percezione delle cose, dell'intuizione, ma che è sempre individuale, cioè non ci sarà mai un Dio che manda il messaggero e dire in sogno guarda che tu non dovrai fare questo, cioè sarà la sua capacità di entrare in contatto con le vibrazioni del mondo che gli permetterà di essere al momento giusto. Perché per esempio è importante, è un atto di stregoneria costruire delle buone condizioni.
condizioni sociali, perché delle buone condizioni sociali fanno germinare altre persone che vanno alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza, cioè fanno nascere nuovi stregoni. Allora, per far nascere nuovi stregoni devo migliorare le condizioni sociali. E guardate che non lo sto dicendo io, lo dice il cattolicesimo, per impedire le altre religioni, il nascere delle altre religioni, bisogna saccheggiare i sistemi sociali affinché questa gente viva nella miseria e pensi solo alla propria miseria. Cioè, non lo sto dicendo io lo dico in positivo, ma il cristianesimo lo dice in negativo, come magia nera, questo tanto per essere chiari. Vabbè. Bene, cominciamo con la sessione. Allora, adesso Francesco facciamo un po' di riposare un pochino e noi riprendiamo un po' più indietro, così porterò avanti il discorso. E oggi ci faremo due cosette importanti. La falce che Gaia dà a Crono, e cosa succede, cosa esce fuori dai coglioni di Urano. Perché tu tagli una parte di un dio, ma non è che quella parte muore, trasformi il presente, non distruggi il presente. Allora, riprendiamo un attimino dal punto: quanto è malvagio Urano che impedisce ai suoi figli di costruire e determinare loro stessi, cioè se li ingoia, no? I figli sono figli fin tanto che la determinazione soggettiva non li porta a diventare padroni della loro esistenza, cioè finché un figlio è dipendente da un genitore o da una situazione non sarà mai se stesso, sarà figlio di, non sarà lui. Ricordiamoci, i figli sono figli fin tanto che non riconoscono il potere di essere che dentro di loro emerge per divenire nell'eternità dei mutamenti. I figli sono figli fin tanto che non affrontano i loro genitori nel combattimento della vita, distaccando da loro il loro divenire. Non è malvagio Urano, non è malvagio Crono. Ognuno di loro costruisce loro stessi nell'armonia col mondo circostante. E Crono afferra volontà. Madre, sarò io, lo prometto, che compirò quest'opera, che d'un padre esecrabile cura non ho, sia pur mio che per primo compì opere infami. Ricordate che queste sono aggiunte moralistiche fatte un po' da Esiodo. Quali opere infame compì Urano? Non permise ai suoi figli di esistere indipendentemente da sé stesso. Costrinse i suoi figli a modificarsi nel grembo di Gaia, senza assaporare il respiro di libertà. Questo è il grande delitto di Urano, dal quale i suoi figli vogliono liberarsi. Urano imponeva a se stesso il cielo stellato come unica via, la trasformazione dell'inconsapevole in consapevole. Gaia è l'infinito in ogni specifico mondo del cielo stellato, e soffriva ogni Gaia nel vedere i suoi figli, la sua coperta, lo sviluppo della propria coscienza di sé, della propria consapevolezza, soffocata dal cielo stellato che imponeva il proprio esistere e le proprie trasformazioni. Il mutamento riafferma se stesso, il diritto al potere di essere nei confronti di Urano, l'immenso stellato. Brandita volontà, costruita da Gaia, riafferma libertà nel costruire se stesso. Così la lama forgiata da Gaia è volontà, ma le mani che la brandiscono sono generate da Eros, l'intento che si manifesta attraverso libertà. Ricordatevi questi passi, Questi dei sono fondamentali, trovati in ogni paganesimo, nell'interpretazione che vi do io. Egli diede in mano la falce dei denti aguzzi e ordì tutto l'inganno. Venne, portando la notte il grande Urano, e attorno a Gaia, desideroso d'amore, incombette e si stese dovunque. Ma dall'agguato il figlio si sporse con la mano sinistra, e con la destra prese la falce terribile, grande, dei denti aguzzi, e i genitali del padre con forza tagliò. E poi via li gettò dietro, ma non fuggirono invano dalla sua mano. Infatti, quante gocce sprizzarono cruente, tutte le accolse Gaia, e nel volgere degli anni generò le erinni potenti e i grandi giganti di armi splendenti che lunghi dardi tengono in mano, e le ninfe che chiamano melie sulla terra infinita. Crono scaccia la staticità di Urano. Il suo atto di volontà determina le condizioni della propria esistenza. Non solo pianeti del cielo stellato diventano coscienti di sé e consapevoli di se stessi, ma Crono aggiunge all'esistenza il potere delle trasformazioni. Il potere della trasformazione determinata attraverso volontà, forgiata da ogni Gaia dell'immenso cielo stellato e brandita da ogni cuore attraversato dall'immenso Eros, che spinge ogni essere a farsi Dio dilatando se stesso.
compiacendosi del piacere che la dilatazione soggettiva comporta, abbracciando in un amplesso infinito libertà che attraversa ogni vivente. Crono porta questo in ogni Gaia del cielo stellato. Urano ha perso i genitali. Urano ha perso la forza attraverso la quale soffocare lo sviluppo soggettivo di ogni essere, di ogni coscienza di sé diversa da ciò che brilla nel cielo stellato. E adesso passiamo alla falce di Gaia. La falce è l'unica cosa che Gaia costruisce. La falce non viene generata, ma viene costruita. La falce viene offerta ai figli di Gaia. Un figlio afferra la falce per tutti i suoi figli, uno per tutti, affinché tutti la possano afferrare. Perché fabbrica e non genera? La falce che cos'è? È un oggetto inconscio o è cosciente di sé e pertanto la sua coscienza interviene nell'azione di chi lo usa? Che cos'è la falce? La falce è la volontà che Gaia fabbrica per alimentare i suoi figli, o meglio, nella misura in cui sono i suoi figli, hanno la volontà fabbricata da Gaia, potremmo dire. Volontà è cosciente di se stessa. È solo un oggetto d'uso nelle mani dell'intento di chi alimenta la propria azione? Volontà è un Dio, una consapevolezza di se stessa che si esprime in ogni essere, nel momento stesso in cui esprime se stesso. Gaia è la sostanza inconsapevole dell'esistente, mentre costruisce la sua consapevolezza laddove incontra condizioni per farlo. Necessità si può considerare come la ricerca delle condizioni nella quale trasformare l'inconscio in conscio, l'inconsapevole in consapevolezza. Volontà è un Dio che si esprime all'interno di ogni consapevole, che facendo propria la necessità che lo ha formato lo spinge a cercare. Volontà è un Dio che appartiene all'inconoscibile. Cosa significa? Significa che gli esseri della natura non hanno strumenti per riconoscerlo, descriverlo e circoscriverlo. Inconoscibile significa conoscere per ciò che è. Inconoscibile significa non poter conoscere per ciò che è. Questo non significa che noi non siamo in grado di identificarne le manifestazioni. Questo non significa che il veggente non sia in grado di distinguere l'inconscio dal consapevole per il bagliore che emana. Significa che non siamo in grado di definire quanto è manifestazione di quel Dio dentro una coscienza. Significa che non siamo in grado di definire quanto è manifestazione di quel Dio dentro una coscienza e quanto è manifestazione di quella coscienza che, appropriandosi di quel Dio, manifesta se stessa in quanto Dio davanti all'intero esistente. Siamo in grado di fare affermazioni nei confronti di volontà, ma non siamo in grado di afferrare volontà in se stessa. Esistono due motivi per cui non siamo in grado di afferrare volontà in se stessa. Il primo è che siamo figli di Cronos. In quanto figli di Cronos, noi usiamo volontà per appropriarci di necessità ed espandere noi stessi in quanto dei. Pertanto, quanto noi sappiamo di volontà non è quanto Gaia ha fabbricato per i figli di Cronos, ma è l'uso che noi facciamo di quanto Gaia ha fabbricato. In altre parole, quanto noi sappiamo esprimere di quanto per noi è Gaia ha fabbricato. Ripeto un'altra volta perché mi sono un po' virgolato. In altre parole, quanto noi sappiamo esprimere di quanto per noi Gaia ha fabbricato. Dal momento che il noi comprende milioni di miliardi di esseri e che ognuno esprime soggettivamente un aspetto di volontà, nessun essere che agisce attraverso la volontà può comprendere volontà. In questo caso possiamo parlare di volontà come un Dio nella misura in cui noi lo esprimiamo. Quando invochiamo volontà, non invochiamo volontà fabbricata da Gaia, ma l'aspetto di volontà che le nostre determinazioni, in quanto esseri di una specie dell'essere natura, esprimono. Invochiamo un Dio che abbiamo dentro, solo che quel Dio è noi stessi. Infatti, invocando o evocando volontà, altro non facciamo che chiamare alla ragione la necessità di compattarci ed organizzarci per affrontare le contraddizioni che nel quotidiano si presentano. Esprimiamo noi stessi in quanto dei nel mondo in cui viviamo. Questo è quanto ha fabbricato Gaia. In questo senso volontà è come intento, appartengono entrambi all'inconoscibile. Negli esseri umani intento si esprime in vari modi.
quello più immediato di essere della natura attraverso Eros, il piacere che obbedendo alla necessità di tensione, carica, scarica, rilassamento, da un lato costruisce l'essere umano e dall'altro alimenta le trasformazioni dell'essere natura generazione dopo generazione. Eros non mette in moto le energie solo nell'atto sessuale, anche se questo è centrale nelle specie a cui apparteniamo, ma anche nello sviluppo emozionale, intellettivo, il piacere della conoscenza e della consapevolezza, l'espressione fisica, eccetera. Tutte sono espressioni di Eros che spinto verso l'intento universale della vita, che spinge verso l'intento universale della vita. Il suo scopo, lo scopo della vita è la vita stessa. Ripeto ancora. Lo scopo della vita è la vita stessa, e questo alla facciaccia di tutti gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. È l'espressione della vita senza legamenti. Eros è chiamato colui che scioglie i legamenti, colui che rimuove gli ostacoli che vengono posti allo sviluppo della vita e delle sue manifestazioni. Nonostante questo intento è inconoscibile in se stesso, e tuttavia noi possiamo elencare un buon numero di manifestazioni. Ciò che noi elenchiamo resta un riflesso di intento, come di volontà, un riflesso che comunque ci serve per costruire noi stessi nell'oggettività e nelle trasformazioni. Oh, se non vi è stato chiaro, un giorno o l'altro lo venderò questo libro. E passiamo ai genitali di Urano. La perdita dei genitali di Urano rappresenta la perdita dell'unicità di un percorso universale attraverso il quale costruire la coscienza di sé, trasformando l'energia vitale inconsapevole in coscienza di sé che, continuando nei propri mutamenti, costruisce la coscienza di sé Gaia. Ricordate, perde i genitali, cioè è come se perdesse la capacità di generare. Altri soggetti, altre esperienze, altre emozioni si aggiungeranno alle esperienze, ai soggetti e alle emozioni che germineranno e diverranno da Urano. L'arte magica di Crono è il sibilo del mutamento. Il mutamento che aggiunge trasformazione a trasformazione, il mutamento che aggiunge potere di essere a potere di essere, il mutamento che trasforma il divenire dell'essere in una marcia trionfale di sviluppo nel non essere, nell'inconsapevole Gaia. Crono mette in moto il mutamento che costruisce la coscienza di sé con un atto di assoluta violenza, un atto di magia che scuote l'intero universo. Quando la falce affonda in Urano stellato, è lo stesso Crono che attraverso la sua volontà e le sue determinazioni affondano in esso. Così Crono, padre di ogni natura e di ogni essere che si costruisce con un processo di accumulo progressivo, raggiunge lo scopo della costruzione di sé stesso, imponendo la propria volontà ad Urano stellato. Davanti alla determinazione e all'agguato di Crono, Urano deve accettare l'esistenza e la nascita di nuove vie attraverso le quali Gaia trasforma la propria inconsapevolezza in consapevole, in consapevolezza. E sia, dice Urano, nascano pure i figli di Crono, ma nascano secondo le mie regole. Le regole di Urano stellato sono quanto egli genera nel subire l'imposizione di Crono. Ricordate, soggettività, oggettività, divenire. Abbiamo una soggettività Crono che viene imposta a un'oggettività Urano e costruiscono un divenire, ma l'oggettività non è muta. È una somma di coscienze che ci circonda, una somma di volontà. E quando la soggettività impone la propria volontà all'oggettività in cui vive, anche l'oggettività in cui vive impone la sua volontà alla soggettività che si impone. E questo, ricordate, per arrivare a un discorso del genere si sono voluti più di 2000 anni, cioè no, quasi 2000 anni sotto l'orrore cristiano, siamo arrivati a Hegel per arrivare a una roba di questo genere. Crono ha scelto di imporre se stesso ad Urano stellato ed egli accetta dettando le regole nelle quali Crono può costruire la vita. Le regole sono gli dèi che permeano ogni vivente e attraverso i quali ogni vivente figlio di Crono determina se stesso alimentandoli e alimentandosi da essi. Infatti, quante gocce sprizzarono Cruente, tutte le accolse Gaia. E nel volgere degli anni generò le rinni potenti e i grandi giganti di armi splendenti che lunghi dardi tengono in mano e le ninfe che chiamano melie sulla terra infinita.
Le Erinni, la furia della determinazione soggettiva. La vita, dovunque nasca, deve essere in grado di rimuovere ogni ostacolo. Eros, l'intento. Hai tagliato i genitali a me. Ebbene, che la furia della determinazione dell'esistenza sia un fare divino della vita, figlia di Cronos. E queste sono le Erinni, i giganti, la qualità che emerge dalla quantità. La vita, dovunque nasca, si sviluppa per salti qualitativi. Hai tagliato i genitali a me. Ebbene, che la vita della quale Crono scandisce i mutamenti sviluppi la propria coscienza di sé per salti qualitativi. Che la qualità si apra alla conquista del futuro nella quantità, con le armi splendenti della vita e con i dardi della propria determinazione. Le ninfe meglie sono l'equilibrio armonico della vita, sono le ninfe del canto. La vita, dovunque nasca, si sviluppa come un insieme di soggetti che, sviluppando se stessi, armonizzandosi attraverso il proprio egoismo, costruiscono gli equilibri sui quali si sviluppa la vita stessa. L'armonia dei singoli è armonia degli insiemi nei quali si costruisce la conflittualità che costruisce la vita. Il canto delle meglie è il canto del singolo essere che costruisce se stesso nell'eternità. Questo è il potere di essere di Urano stellato, che cede davanti alla volontà forgiata da Gaia e utilizzata da Crono per alimentare le proprie determinazioni. Urano stellato cede davanti all'uso della volontà di Crono nell'esercizio delle sue determinazioni, ma in quanto padre di Crono determina le condizioni attraverso le quali Crono può condurre le coscienze di sé per esprimere e diventare eterne nell'infinito dei mutamenti, per diventare dei immortali. Gaia incuba dentro di sé le gocce di sangue di Urano stellato, generando le forze che da questi determineranno la costruzione delle coscienze di sé. I figli delle gocce del sangue di Urano stellato sono anche i figli di Gaia e determinatori del potere di essere di Crono. Erinni, giganti e melie sono condizioni oggettive che diventano soggettive quando crescono dentro gli esseri figli del tempo. C'è un Dio che non è figlio di Gaia perché non ha sostanza, ma è determinazione di Urano stellato. C'è un Dio al di là di ogni Dio che fonda la costruzione dell'essere mentre vuole costruire se stesso in quanto Dio e divenire nell'eterno dei mutamenti. C'è un Dio davanti al quale ogni Dio si inchina, senza il quale nessun Dio può essere un Dio determinando se stesso nell'infinito dei mutamenti. C'è un Dio che, nato dai testicoli di Urano stellato, determina il farsi Dio di ogni essere che attraverso Crono fonda se stesso nell'infinito. E come ebbe tagliato i genitali con l'adamante, li gettò dalla terra nel mare molto agitato e furono portati al largo per molto tempo. Attorno bianca la spuma dell'immortale membro sortì, e da essa una figlia nacque, e da prima Citerea divina giunse, e di lì poi giunse a Cipro, molto lambita dei flutti. Lì approdò la dea veneranda e bella, e attorno l'erba sotto gli agili piedi nascevano. Lei Afrodite. E Afrodite, quando emerge dai genitali di Urano stellato, e Afrodite determina le relazioni fra gli esseri della natura che costruiscono il loro cammino nell'eternità dei mutamenti. Urano stellato cede davanti all'esercizio della volontà di Crono, ma nel cedere determina le condizioni per lo sviluppo dei figli di Crono. Si sviluppino i figli di Crono, coloro che possono sommare potere di essere a potere di essere, coloro che possono espandere se stessi nella loro oggettività alimentando l'oggettività stessa. Nel farlo rispettino le condizioni che la relazione fra se stessi e il mondo vivente nel quale germinano e dal quale si alimentano, alimentando a loro volta il sussurro armonico delle ninfe meglie e l'equilibrio delle relazioni fra gli esseri viventi figli di Crono. Quando quel sussurro diventa una nota stonata, ecco l'essere della natura ricostruire i propri adattamenti, specie dopo specie, vivente dopo vivente. Le ninfe meglie sono gli equilibri, le ninfe meglie sono gli esercizi del libero arbitrio degli esseri della natura, nell'essere natura e dentro loro stessi,
l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. I loro suoni sono i canti di adattamento della vita, le armonie della specie, il loro canto nell'infinito, un canto magico al quale ogni specie partecipa per la costruzione dell'armonia infinita. L'armonia deve essere spezzata da altre note, da altri percorsi, altrimenti muore su se stessa. Urano stellato determina il modo attraverso il quale l'armonia può essere cambiata all'interno dell'essere natura, delle specie, dell'essere natura, all'interno di ogni singolo essere e di ogni singolo figlio di Crono. I grandi giganti, di armi splendenti. Questo è il modo delle specie, questo è il modo. Una specie diviene, un essere diviene, accumula potere personale, accumula quantità della quale germina la qualità. Insomma, egli stesso diventa un gigante splendente che sovverte l'ordine armonico delle ninfe melie, costringendo quanto lo circonda ad adattarsi all'immenso ciò che è cresciuto dentro di lui. Attorno a lui quanto si adatta diviene, accumula potere personale, accumula quantità della quale germina qualità. Essi stessi diventano giganti splendenti che sovvertono l'ordine armonico delle ninfe melie, costringendo il proprio circostante ad adattarsi all'immenso che sta crescendo. Ad ogni gigante splendente che presenta se stesso, le ninfe melie ricompongono una nuova melodia. Il loro tono cambia, le voci si moltiplicano, il sommesso si fa potente, il potente viene raggiunto e superato nei toni, dei timbri, nella quantità, nella posizione che assume nell'armonia della vita. Qualche volta i figli della notte soffocano le voci, qualcuna diviene resa rauca, qualcun'altra stona nell'insieme dell'armonia, altre tendono a sparire. Anche in questo Urano stellato ha posto il suo sangue affinché le erinne fossero parte della vita. Così nell'armonia della vita, quando il respiro è soffocato e la costruzione del futuro resa precaria e grave dalle sofferenze dell'individuo o della specie, ecco ergersi le erinni nell'ultimo sforzo di sgomberare la via del futuro dagli ostacoli. La furia ha il volto delle erinni, la determinazione della vita, la disperazione di non poter più essere partecipi all'immensa melodia della vita delle ninfe melie. Queste furono le condizioni che Urano stellato pose al figlio Crono e alla sua stirpe di coscienza di sé. Con esse impose ai figli di Crono il metodo con cui potevano costruire loro stessi, sviluppare la loro coscienza di sé, sommare potere personale a potere personale. Dovevano imparare le strategie di Afrodite, il farsi venere nei confronti di quanto li circonda e in quanto stavano vivendo. Soltanto con quelle strategie rinnovavano i canti delle ninfe melie, rinnovando i canti delle ninfe melie avrebbero potuto costruire loro stessi. Il potere di essere si può rubare senza impoverire il derubato. La conoscenza deve essere appropriata e non impoverisce il derubato. Il sapere può essere acquisito senza che qualcuno debba soffrirne per la perdita. Bere dall'otre della vita, nutrendo la vita, proprio perché si beve da quell'otre. Se non si beve da quell'otre, l'otre si disseca. Tanti più esseri si abbeverano all'otre della vita e tanti più esseri renderanno quell'otre più grande e in grado di dissetare. Questo è l'ordine di Afrodite e per questo suo esistere, da quando appena nata, andò verso le stirpe degli dei immortali. I figli di Crono diventano dei immortali soltanto sviluppando l'Afrodite che hanno dentro se stessi e attraverso la quale costruiscono le relazioni con gli esseri che li circondano, sviluppando l'armonia nella quale delle ninfe melie con ogni circostante in funzione di Eros che li spinge per dilatarsi e trasformarsi nell'infinito. Qui io per Esiodo sono arrivato. Una cosetta volevo puntualizzare su Afrodite e Venere.